lungo l'autostrada, da lontano ti vedrò. Eccola le luci di San Luca. Entrando dentro il centro, l'auto si rovina un po'. Bologna, ogni strada c'è una buca. Butta la pasta, mamma, prepara i panini. Giochi il Bologna, non posso mica far tardi, eh? Dov'è la mia sciarpa, il coso, il fischietto, boia d'un giuda? Ragazza, vieni subito, mi metti il berretto! Ecco lo stadio, la curva, la gente, striscioni dovunque, è entusiasmante. Stanno annunciando la formazione. Ci sono tutti! Alle forze Bologna! Bologna, Bologna, Bologna campione, ti amo, ti odio, ti voglio un gran bene. Non capita tutti i giorni, anche se ormai da qualche mese se ne parla, ma i 50 anni della data storica dello scudetto del Bologna non possono passare inosservati. Forse anche per la triste situazione in cui si trovano ora i rossoblù e quindi parlarne è motivo di rivalsa e di riscatto. Anche perché, come già dimostrato in altre occasioni, eventi addirittura fin, dietro quella vicenda non solo bolognese, celano storie spaccate di una vita italiana tipo, ben riconoscibile e da far riconoscere a chi non ha avuto il piacere di esserci allora. Voglio un gran bene, salta più in alto, e se prendi una botta, va la canne niente, dai, rialzati in fretta, per bravo che sia il loro portiere, te tira negli angoli e fagli vedere il tuo avversario, tienlo presente, al nemega mandrake non è onnipotente. Arbitro, arbitro, ma è rigore, no? E al segnalino c'è Stella Fer. Nel quadrilogiato superiore del palazzo dell'Archiginnasio di Piazza Galvani è in corso dallo scorso 5 giugno e fino al prossimo 31 agosto una mostra dal titolo Bologna Campione, lo scudetto del 1964 nei documenti dell'Archiginnasio, a dimostrare come il legame tra territorio e squadra di calcio fosse così amalgamato e vincente. Una mostra fatta di ricordi, alcuni indelebili, ma anche un'occasione per conoscere o riconoscere l'orgoglio petroniano colpito in quell'epoca dal fango dell'ingiuria sportiva legata al fattaccio del doping, poi categoricamente smentito. Il ricordo di giorni che costarono la vita a un grande presidente, come Renato Dallara, e che partirono dalla famosa frase pronunciata da Fulvio Bernardini il 14 ottobre del 1962 quando disse «Così si gioca solo in paradiso». Una frase che ogni bolognese, non solo sportivo, ha incrociato nel corso della sua vita e che nasconde un significato più profondo quasi d'orgoglio. Una mostra da non perdersi perché racchiude un ottimo lavoro di tempi, modalità e una cronologia che ha ragione di essere. Tutto si concentrò in quel caldo pomeriggio del 7 giugno 1964, ma prima e dopo la storia del rossoblù ha sempre detto la sua. Arbitro, arbitro, non si metta bene gli occhiali. Oh, persimo te, amico Villani.